Buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, Marco Marchese su Liberi.tv, benvenuti a tutti. Sono io l'ospite stasera della trasmissione di Società Libera, Spazio Società Libera, perché il nostro conduttore Vincenzo Olita, che in questo momento non riuscite a vedere in video, in quanto ci sono problemi di banda. Noi ringraziamo come ogni volta sempre Telecom Italia per questi splendidi servizi e non appena ci sarà la disponibilità della banda riusciremo anche a vedere Vincenzo Olita in video, però abbiamo una sua splendida fotografia e collegati con noi c'è Alessandro Ceccoli, sempre di Società Libera. Io sono meno di un ospite perché faccio soltanto questa brevissima presentazione per introdurre la trasmissione. Buonasera Vincenzo, buonasera Alessandro, ciao Marco, a poi la parola. Alessandro. E allora, mi dispiace che non ci vediamo questa sera con problemi di banda, come dici tu, ma iniziamo con il nostro ospite in effetti, perché l'autore, il vero protagonista della trasmissione sarà Alessandro Ceccoli. Alessandro Ceccoli, dicevi già tu, di Società Libera, è un po' l'animatore del progetto politico di Società Libera. Nelle volte scorse abbiamo, come dire, parlato di Società Libera come un'associazione di cultura liberale che fa delle cose legate al mondo della cultura liberale. Questa sera guarderemo un altro aspetto, appunto quello dell'aspetto politico, di un progetto politico che sta per partire, come se Società Libera, come dire, si fornisse di un'anima politica per affrontare dei temi che sono, come dire, più alla portata di tutti. E allora darei subito la parola ad Alessandro affinché lui ci spieghi che cos'è questo progetto che abbiamo voluto chiamare Costruiamo, ora basta, costruiamo il presente. Alessandro, innanzitutto, perché il presente non il futuro? Perché il presente? Perché siamo stufi di tutti quelli che parlano del futuro, e questo è un buon motivo. E poi la vita la viviamo ogni giorno, è nel presente che viviamo, è di questo che vogliamo parlare. E poi sotto profilo filosofico, se mi fate fare una parentesi filosofica, in realtà il futuro è inesistente, il futuro diventa presente costantemente, per cui è il presente sul presente che viviamo. Allora, abbiamo capito perché, voglio dire, l'enfasi sul presente. Allora, con il movimento Costruiamo, io, come dire, ho davanti a me il documento che voi avete preparato e in qualche modo mi piacerebbe che tu illustrassi il perché l'accento sui partiti come strumento indispensabile, perché viviamo, come dire, in un periodo in cui dalli addosso al partito e quotidianità. Ok, volevo dare un'altra spiegazione, se tu permetti, Vincenzo, perché anche del Costruiamo? Perché del Costruiamo? E Costruiamo, anche lì c'è una reazione da parte nostra, perché mal sopportiamo l'inveire e le offese distruttive dei fomentatori di rabbia, ce ne sono tanti, capipopolo, che gridano contro qualcuno, e pensiamo di poter essere un movimento fucina di idee, espressioni di una classe dirigente competente, sobria e onesta. Per quanto riguarda il movimento, perché di un movimento si tratta, nasce dal desiderio di essere attori. Viviamo una crisi che è figlia dell'incapacità dell'attuale classe politica, che è incapace di governare questa situazione d'emergenza del paese. La cosa che hanno fatto meglio i partiti tradizionali della cosiddetta Seconda Repubblica, e dico Seconda Repubblica tra parentesi perché per me è la continuazione della prima, è stata quella di distinguersi per la loro inadeguatezza. L'unica capacità che hanno mostrato è stata quella di occupare e saccheggiare lo Stato, non avendo nessun rispetto per la volontà dei cittadini. E se tu mi permetti, Vincenzo, vuoi fare un esempio? Vai. Che è illuminante. È illuminante il loro modo di operare ed è il finanziamento pubblico, che poi è uno degli argomenti è uno dei nostri punti del nostro programma di interventi. Il finanziamento pubblico dei partiti era stato abrogato con un referendum, è rinato dopo sotto false spoglie come rimborso elettorale, è stato incrementato nei valori perché anno dopo anno
si sono aumentati questo rimborso. Non ci vanno giustificativi per ottenere questo rimborso, non hanno il controllo di bilancio ed è calcolato sugli aventi diritto al voto, cioè io che sono 4-5 anni che non vado a votare, partecipo anche io con il mio non voto al loro finanziamento. E io mi chiedo, ma questa non è una truffa alle spalle dei cittadini? Ecco, questo è il modo di operare dei partiti politici. Alessandro, questo sicuramente va bene, voglio dire, oramai è sentire comune che in qualche modo bisogna affrontare il problema dell'abolizione del rimborso elettorale dei partiti. Fuori di dubbio ci si arriverà molto probabilmente con un ulteriore referendum, proposta referendaria che da più parti verrà fuori o sta già venendo fuori e via dicendo. Però è importante, rispetto alle cose che si sentono dire in giro oggi, che Costruiamo però riconosce una funzione fondamentale ai partiti, e questo vorrei, come dire, che fosse un elemento distintivo, che tu chiarissi molto bene che questo è un elemento distintivo del braccio politico di Società Libera, chiamiamolo così, cioè che i partiti hanno una funzione fondamentale per la democrazia. Non ci sono dubbi, i partiti sono indispensabili, altrimenti non ci sarebbe la democrazia. Il problema sono i rappresentanti che fino ad oggi ci sono stati all'interno dei partiti. Un altro punto che vorrei che noi chiarissimo questa sera è il ruolo dello Stato, perché qui, come dire, caduto il muro di Berlino 22 anni fa, in qualche modo un certo tipo di statalismo sembrava essere stato scacciato dalla porta. Dopo 22 anni, grazie anche alla crisi economica e politica del mondo occidentale, che ci riguarda molto da vicino in questo paese, lo statalismo sembra rientrare dalla finestra in modo preponderante. Ecco, tu che dici al riguardo sul ruolo dello Stato? Io riguardo allo Stato penso, credo e sono convinto che lo Stato deve intervenire solo marginalmente nella vita dei cittadini. Lo Stato serve a regolare e a regolamentare la vita dei cittadini, ma non serve a gestire la vita degli stessi. La tragedia qual è, caro Vincenzo? È che dopo questa crisi, prima il caso Lehman e poi la Grecia, ci hanno raccontato delle menzogne come se il problema di questa crisi fosse legato alle banche, fosse legato agli speculatori. È un po' come se una persona fosse stata avvelenata, faccio un esempio elementare, un amico, e questi se la prendesse con il farmacista che non vuole dare la medicina. In realtà è chiaro che il farmacista ha delle colpe, perché la Germania ha delle colpe, la speculazione ha delle colpe e così via, ma chi l'ha avvelenato non è stato il farmacista, sono stati i nostri esponenti politici che hanno sprecato delle risorse del nostro paese. Diciamo che la politica non ha svolto il ruolo e la funzione che è proprio della politica. Dopodiché gli è scappato di mano la situazione e la colpa poi è degli altri, evidentemente, ma questo è un discorso che riguarda non solo il paese in cui viviamo, ma riguarda un po' tutto il mondo occidentale, perché scappati i buoi, in qualche modo la politica addossa le responsabilità agli altri. Su questo non c'è alcun dubbio. Marco, tu non fare solamente da spettatore in qualche modo. Abbiamo messo due punti, come dire, sulla brace, estremamente significativi. Il partito come humus della democrazia e la ridefinizione del ruolo dello Stato. Tu che dici? Guarda, la mia opinione è questa, anzi tutt'altro, stavo seguendo e contemporaneamente anche stavo controllando se ci fossero domande dalla chat, quindi non faccio da tappezzeria, non ti preoccupare. Guarda, la mia opinione sui partiti è questo: il rischio che stiamo correndo in questi ultimi mesi, in particolar modo questa accelerazione sui fenomeni di antipolitica, che non sono soltanto proiettati sul Movimento 5 Stelle, su Grillo, ma ci sono tanti altri segnali. Forse ci siamo un po' anche dimenticati di Italia dei Valori, che forse è stata un po' più inglobata nel sistema,
piuttosto che Italia dei Valori, quale nominati oppositori ufficiali, voglio dire, fino a quando c'era Berlusconi, adesso c'è tutta questa posizione. Il rischio, se continuiamo a delegittimare i partiti politici, con tutte le schifezze che comunque hanno fatto sul finanziamento pubblico, sulle ruberie, sulla mala politica, su questo paese che è disastrato, è quello della venuta di un uomo forte che spazzerà via tutto. Cioè, questo è l'unico sistema che noi conosciamo che si avvicina a quel concetto di democrazia e che impedisce... impedisce, diciamo, i fenomeni autoritari. Noi dobbiamo lavorare su questo. E sul finanziamento pubblico dei partiti, qui ci sono, cioè, veramente lo scandalo nello scandalo, perché già dal 92 avevamo abolito questo finanziamento, introdotto poi dopo surrettiziamente con questi rimborsi elettorali che si sono gonfiati adesso a dismisura e sono ridiventati un finanziamento pubblico. Poi adesso i soldi vogliono essere dati a chiunque, però non uscirà fuori un euro, chiaramente, no? Cioè, i partiti si stanno impegnando tantissimo ad autolegittimarsi. Forse spetta a persone come noi difenderli nonostante tutto. Sicuramente. Allora abbiamo messo questi due punti, però io volevo chiedere ad Alessandro: viviamo in un momento in cui un po' perché l'antipolitica la fa da padrone, un po' perché si sente il bisogno di ricollocarsi, un po' perché ci avviciniamo alle elezioni politiche del 2013, e sembra che ci sia un fervore incredibile di riposizionamenti vari, specialmente nell'area liberale, di quella che si ama autodefinirsi liberale, che poi di liberale ha poco, in qualche modo. Allora, questo progetto politico di società libera, in che cosa a monte si differenzia da questo risveglio, come dire, di attività politiche legate a gruppi, gruppetti, gruppuscoli e quant'altro? Io credo che la differenza, c'è una differenza sostanziale, che è quella che noi al nostro interno cerchiamo di scegliere le persone che non abbiano avuto un'esperienza diretta, dico diretta, di politica. Per cui cerchiamo di rivolgerci alla società civile. In questo momento, per giunta, in cui tutti i partiti, come diceva Vincenzo, stanno cercando di ricollocarsi, cambiando casacche, cambiando vessilli, oppure cercando di strumentalizzare, vedrete la quantità di liste civiche che sorgeranno, per cui cercando di trovare delle altre forme per conservare il potere, questi uomini politici, e noi vorremmo esprimere il nostro modo di essere lontano da questa cultura di uomini politici che occupano il potere. E che in qualche modo cercano di riposizionarsi in vista della tornata elettorale. Esatto. Quindi mi piacerebbe dirlo a chiare lettere, che questo è un progetto politico che si differenzia dagli altri perché non è rivolto alla tornata elettorale del 2013, ma continuiamo a fare lobby in qualche modo, oltre che lobby culturale, come Società Libera ha fatto in questi anni, anche del lobbismo politico per spingere, indirizzare, individuare soluzioni, in qualche modo svolgere un'attività di servizio. No? Dico bene, siamo d'accordo. Perfetto. Io aggiungerei che cerchiamo anche di essere un po' il pensatoio, fra virgolette, di un'idea liberale, per cui un pensatoio, anche un luogo dove si inventano delle situazioni nuove in termini di stato libero, e anche formativo per i futuri, per la prossima classe dirigente del nostro paese. Scusatemi, io mi introduco un attimo perché c'è Gianni Colacione, che poi è anche il nostro direttore di Liberi.tv, che rivolge una domanda e dice: la prima delle priorità, riforma elettorale, lavoro, presidenzialismo, quale? Beh, sicuramente la riforma elettorale, per quanto ci riguarda, no, Alessandro? Perché una legge elettorale come quella che abbiamo in questo paese, in cui poi hanno fatto a scaricabarile tra chi l'ha approvata, cioè una maggioranza di centrodestra, e chi l'ha osteggiata, cioè un'opposizione di centrosinistra,
come dire, ha degli aspetti parossistici e ridicoli, perché a me piace sottolineare, lo abbiamo sottolineato in un convegno, prima che la legge elettorale, noi di Società Libera, prima che questa legge elettorale fosse approvata, e che questa legge elettorale a livello nazionale è stata mutuata da una legge approvata in regione Toscana, e quindi da una maggioranza di sinistra, prima che la maggioranza di destra la adottasse e la rendesse legge nazionale. E quindi è uno scaricabarile che hanno fatto fra di loro, cioè, come dire, un gioco delle parti. Quindi, per rispondere a colazione, per quanto mi riguarda, poi lo risponderà anche Alessandro, sicuramente c'è da far ritornare il discorso delle preferenze come punto fondamentale, perché sennò la disaffezione nei confronti della politica e dei partiti continuerà per il verso in cui sta andando. Ti sembra, Alessandro? Sono completamente d'accordo con Vincenzo, anche perché secondo me la cosa più importante è questa situazione ci offre questa opportunità, è il cambio della classe dirigente del nostro paese. Abbiamo bisogno di gente nuova, per cui la riforma elettorale ci può offrire questa opportunità. E infatti mi sembra che il programma che è stato preparato, chiamiamolo questa bozza di programma, a me non piace tanto usare il termine programma, perché quanti partiti non hanno altro da fare o da dire, dicono che preparano i programmi, voglio dire, questa è la cosa vecchia della Prima Repubblica già. Mi sembra che in qualche modo è previsto l'impegno di Società Libera e la spinta di Società Libera affinché ci si avvii verso una riforma elettorale. Poi scusami Vincenzo, scusami Marco, volevo dire una cosa, sì, in modo che sia ben chiaro e via dicendo. Questa è un'idea molto mia e molto personale. Io non credo che ormai a giugno del 2012, a 8-9 mesi dalle elezioni che si terranno nella primavera del 2013, questa classe dirigente sia in grado di fare riforme di alcun tipo. Adesso siamo presi praticamente ancora con l'approvazione della legge sul lavoro, che deve passata l'altro giorno al Senato, deve andare alla Camera. In un battibaleno ci ritroveremo alle ferie estive e praticamente, secondo me, una classe politica a settembre non sarà in grado, a pochissimi mesi da una campagna elettorale che si preannuncia, come dire, rovente, di modificare alcunché. La mia opinione, e poi vi lascio la parola, è che noi andremo alle elezioni con questa legge elettorale. Vai Marco. No, volevo soltanto rivolgervi un'altra domanda che viene dalla chat, da parte di ST Marani, che dice: a mio modesto parere, in assenza di una riforma fiscale, entro pochi mesi il paese si spezzerà in due. Punto nodale, aumento aliquota IVA. Voi cosa ne pensate? Allora, inizio io, Vincenzo? Sì, vai. Allora, io spero che ciò non avvenga, l'aumento aliquota IVA. Spero che riescano a trovare, con la riduzione di spesa, spero che riescano a trovare i soldi per evitare l'aumento IVA. Nel caso ciò avvenisse, l'aumento IVA, e non riesco a immaginare cosa può succedere, ecco. Diciamo, siamo già talmente distrutti. Bah. Dai, Vincenzo. Io penso che il nostro ascoltatore ha ragione, che il punto nodale sarà un ulteriore aumento di 2 punti previsto per settembre dell'aumento dell'IVA. Non penso, o almeno non ho capito bene poi cosa lui intenda con si spezzerà in due. Il paese secondo me non si spezza in due, ma andrà in frantumi, perché noi daremo un colpo formidabile al discorso della recessione in questo paese, con un ulteriore aumento di 2 punti dell'IVA. Ma questo è quello che penso. Ah, ok, scusa. Stavo dicendo, oggi Berlusconi ha fatto una proposta che lui ha, diciamo, definito pazza. Ci sono, diciamo, La conosco io, Vince. Allora spiegatela. No, è molto semplice. Berlusconi oggi ha detto, diciamo, delle cose, è stata catturata
il focus, l'attenzione dei mezzi di comunicazione sulla proposta che lui ha definito pazza, cioè servono dei soldi, cioè qui siamo in cattive acque e stampiamo moneta. Se non la fa la Banca Centrale Europea, facciamola con la Banca d'Italia. Stampiamo moneta e facciamo un'iniezione di liquidità nel sistema. Ciò significa pagare, non lo so, la ricostruzione dell'Emilia, cominciare a pagare la ricostruzione dell'Emilia Romagna, non lo so, posso immaginare, dare un sussidio minimo ai tanti neodisoccupati, visto che oggi sono arrivati anche i dati sulla disoccupazione e siamo messi veramente male, piuttosto di tutta un'altra serie di interventi. È chiaro che i tecnici l'hanno bocciata in partenza perché non se può, perché il trattato, eccetera, eccetera. E io personalmente, però, una politica keynesiana o neo-keynesiana la farei. Voi cosa ne pensate? Allora, se posso rispondere, Alessandro, poi ti lascio tutto lo spazio. Io trovo questa cosa, questa uscita di Berlusconi, che non conoscevo perché sono stato a lavorare tutto il giorno, la trovo una buttata irresponsabile, specialmente se fatta a 16 giorni dalle elezioni greche. Oggi è 1 giugno, il 17 giugno si tornerà a votare in Grecia. Se si dovesse, come tutti gli osservatori praticamente prevedono, avere la stessa ingovernabilità in Grecia, o se si dovesse andare, per quanto riguarda la Grecia, a ridiscutere le condizioni del debito greco, secondo me noi daremo il 17 giugno stesso un colpo formidabile ed incredibile e forse irreversibile alla stessa Unione Monetaria Europea, perché se la Grecia dovesse uscire dall'euro, in qualche modo noi sarebbe l'avvio praticamente della fine della moneta unica. Definito responsabile, perché almeno fino al 17 giugno starei tranquillo, come farei stare tranquilla la politica e gli uomini politici in cerca di notorietà o di idee pazze. Dimmi, Alessandro. Alessandro, allora, tu cosa ne pensi? Io penso che oltre a responsabile è anche stupida. Perché prima cosa ci deve dire, ma credo che l'abbia detto, adesso poi non so esattamente, che tipo di moneta stampa, la lira o l'euro? L'euro non può farlo, perché l'euro non gli appartiene. Per cui stampare l'euro, che significa? Cioè, è una cosa che non ha nessun senso. Dovrebbe stampare delle lire. L'euro significa uscire dalla moneta unica. Cioè, è un non senso, non ha nessuna logica la cosa. Poi dico, riguardo alla politica, keynesiana sono d'accordo anch'io. In questo momento avremmo bisogno di creare, di dare liquidità al mercato. Quello che ha fatto l'America con i quantity easing, avremmo bisogno di farlo anche in Europa. Però siccome l'euro appartiene a tutti gli stati europei, è lì il problema. Posso inserirmi in questo nel dirvi che lunedì qui su Liberi.tv, eccezionalmente di lunedì, perché noi andiamo in diretta solo il venerdì sera a partire dalle 21, ma lunedì prossimo, 4 giugno, a partire dalle 21, intervisteremo Paolo Barnard. Paolo Rossi Barnard, che ha portato in Italia la MMT, la Modern Money Theory, che è in pratica una rivisitazione moderna delle politiche neo-keynesiane. Quindi approfitto, insomma, chi ci sta ascoltando e anche voi stessi a seguire questo evento, perché Barnard è stato recentemente a Matrix, è stato anche all'ultima parola, il talk show di Paragone, se non erro, io guardo poco la televisione, e diciamo queste due trasmissioni sul web hanno avuto una certa risonanza, perché poi Barnard ha anche denunciato alla Procura della Repubblica, al Presidente Napolitano, al Presidente del Consiglio Monti, parlamentari, per tutta una serie di quello che lui denuncia quale golpe finanziario in Italia e in Europa. Quindi volevo soltanto approfittare un po' anche di questo per lanciare questo programma. Lunedì ore 21, qui su Liberi.tv. Ci saremo, Marco, ci saremo. E Vincenzo, io volevo approfittare, cioè, allora, ricordandovi che abbiamo a disposizione esattamente 10 minuti, volevo un po' parlare di quello che accadrà anche il 30 giugno, te lo volevo dare un po' come suggerimento,
che insomma è un qualche cosa a cui Società Libera sta lavorando molto. Abbiamo a disposizione 10 minuti, per cui gestite lo spazio come meglio credete. Dedicherei ancora qualche minuto ad Alessandro e a Costruiamo. Certo. L'abolizione in borsa elettorale dei partiti, sicuramente, dicevamo prima, illustraci ancora qualche punto fondamentale del programma previsto da Costruiamo. Ecco, no, ti elenco le linee guida che avevamo messo insieme, che abbiamo fatto partecipi i nostri associati. Per cui abbiamo detto abolizione del rimborso elettorale ai partiti, dimezzamento del numero dei parlamentari, abolizione di tutti i trattamenti di maggior favore, collegamento degli emolumenti alla media dei paesi europei, accorpamento delle regioni e abolizione delle province. È una storia infinita quella delle province, caro Vincenzo. Riduzione dei costi della pubblica amministrazione, riduzione degli interventi finanziari pubblici a favore delle imprese, a vantaggio della cancellazione dell'IRAP. Questa è un'altra follia. Lo Stato spende, adesso non mi ricordo più se 30 o 40 miliardi spende, di aiuti alle imprese. Sono soldi buttati via che le imprese non chiedono. Serve solo a mantenere le clientele. E questi soldi potrebbero tranquillamente servire a aiutare tutte le imprese togliendo l'IRAP. E poi gli fa pagare l'IRAP, infatti. È una cosa folle, perché aiuta alcune imprese ai fini dei loro interessi personali. Sì. E la maggioranza delle imprese rischia di non essere competitivo sui mercati internazionali per il fatto dell'IRAP. D'accordo. Tieni presente che in Francia esisteva la tax professionnelle, che è un IRAP, che è stata eliminata. Sì. Poi, alienazione dei beni dello Stato e riduzione dell'indebitamento. Per cui devono vendere qualcosa di questo cavolo di Stato per ridurre l'indebitamento. Privatizzazione delle reti RAI e eliminazione del canone. Limitazione a non più di due periodi consecutivi per i mandanti nelle funzioni elettive. Divieto per i soggetti sottoposti a indagini giudiziarie di candidarsi a qualsiasi carica elettiva. Nel caso che tale condizione si verificasse durante un mandato, ne interverrebbe la sospensione. Io mi chiedo anche lì, dico, vabbè, però qualcuno potrebbe essere incolpato ad arte. E vabbè, d'accordo, piacere, è la sfortuna. Si faccia da parte e poi quando si è sistemata la cosa si ripresenti, ma è la fine del mondo, dico. Nella vita, la vita è un rischio. Ecco. Poi, approvazione della legge elettorale, di una legge elettorale sul modello francese, con l'introduzione delle preferenze. E poi qui avrebbe fatto una trasmissione ad hoc per specificare chiaro, meglio ma di ogni punto infatti purtroppo il tempo stringe, per cui vai avanti velocemente. Sì, così. Poi abolizione delle liste bloccate nelle elezioni regionali, punto. E poi per ultimo tanto, mi sembra. Dimmi. No, poi c'è l'ultimo punto di cui abbiamo discusso oggi, che te lo lascio tutto a te da dire. L'ultimo punto è sicuramente una drastica riduzione delle controllate, delle società controllate o partecipate degli enti locali, perché a nostro avviso il grande sperpero di spesa pubblica, di denaro pubblico, avviene nel fatto che qui anche il più piccolo dei paesi si dota di una società controllata, spesso inutile, farraginosa, che non si capisce a che cosa dovrebbe o fare. Intanto si nominano dei consigli di amministrazione, dei consigli di revisore dei conti e quant'altro. È un'attività, come dire, molto profittevole di sottogoverno in qualche modo. Quindi un'accelerazione su questo ci dovrebbe essere. Secondo me poi, non ne possiamo parlare adesso, Marco, Alessandro, uno dei punti fondamentali è se questo paese non smantella la burocrazia che c'ha, come dire, non risolveremo moltissimo di questi problemi. Così come sono d'accordo. Qui ti invito Marco a fare una trasmissione ad hoc con chi vuoi. C'è un problema fondamentale se vogliamo ragionare di politica e non fare discorsi da bar dello sport. Qui tutti parlano di due cose, di crescita e di tagli. Non si capisce bene questa crescita che cosa sia, come avvenga questa crescita. È vero, non si capisce bene, una cosa misteriosa. E non, si capisce,
infatti. E non si capisce bene che cosa come si fanno i tagli. Sembra che qui tutti vogliono tagliare tutto e tutto e via dicendo. La trasmissione che dovresti impiantare è: ma se noi volessimo tagliare veramente rami secchi e burocrazia, va bene tutto, questo significa anche tagli di posti di lavoro. La classe politica ce l'ha presente questo problema? E allora, se tagliamo dei posti di lavoro, bisogna che lo Stato in qualche modo si inventi e rafforzi la sua presenza nel welfare. Ma guarda, Vincenzo, dai diciamo una spalla, perché cioè, la crescita senza politiche keynesiane come si fa? E c'è Maran in chat, io riprendo sempre la chat perché ricordo c'ha la priorità, noi abbiamo questa regola su liberi.tv, che fa una considerazione però, che dice: le idee di Keynes andavano bene fino agli anni 60, quando la popolazione occidentale era giovane e l'Occidente spremeva il mondo. Poi invece Silvana, se ci resta un minutino, vi rivolge una domanda sia a te che ad Alessandro e dice: che ne pensate del governo Monti? Il minutino sul governo Monti, altro che minutino ci vorrebbe. Il governo Monti mi sembra un governo che come dire, sta lì e passa il tempo, voglio dire, grandi cose non si sono viste, non si vedono, e come dicevo prima non si vedranno, perché oramai andiamo velocemente verso una campagna elettorale che inizierà a tambù battente a partire da settembre. Quindi il mio giudizio nei confronti del governo Monti è un giudizio che va dalla indifferenza alla neutralità, in qualche modo. Però adesso quanto tempo abbiamo ancora? Perché tu mi invitavi sul discorso del 30 di giugno. 3-4 abbiamo minuti finito. Ce l'abbiamo. 3-4 allora, 3-4 minuti ce l'abbiamo. E il 30 di giugno, l'abbiamo già detto anche in altre trasmissioni, Società Libera ha organizzato oramai questo convegno Stato a criminalità. Ha tre specificità il convegno, a parte i contenuti, che è la prima, e poi non abbiamo tempo di parlare dei contenuti. Sicuramente un'altra specificità è data dal fatto che il convegno Stato e criminalità si terrà praticamente a Casa Pesena, che è un casal di principe che tutti conoscono come un luogo deputato all'attività di un certo tipo di criminalità organizzata. È il posto giusto dove fare il convegno. Se l'avessimo fatto in Calabria, la location giusta era San Luca. Se l'avessimo fatto in Calabria, sicuramente San Luca poteva essere deputato e scelto come luogo simbolo, sicuramente hai ragione. E quindi questa è la prima specificità. La seconda, che viene fatto in un santuario, e non a caso viene fatto in un santuario, come inteso come luogo neutro, inteso come luogo in qualche modo in cui vorremmo sentire anche la voce della Chiesa sul problema della criminalità. E la terza specificità è data dai contenuti. Noi non andiamo a Casal di Principe a raccontare che esistono in Italia quattro mafie nostrane, più altrettanto, più o meno, chi dice cinque, anche mafie straniere che hanno ormai diritto a cittadinanza, di cittadinanza in questo paese. Non ci piacciono i convegni, come dire, in cui in qualche modo raccontiamo il banale o la banalità. Non si tratta di raccontare che cos'è la mafia e come opera la mafia. Lo sappiamo tutti, i magistrati sono deputati a scoprire cose nuove e diverse, evidentemente, su questo. Andiamo ad interrogarci, visto che il titolo è Stato e criminalità, ma lo Stato, qual è la reale situazione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata, per quanto riguarda sia il contrasto, sia l'innalzamento della cultura della legalità, e sia, e qui ci colleghiamo al discorso che facevamo poc'anzi, al discorso dello sviluppo economico, perché senza queste tre leve che devono camminare insieme e in modo parallelo, noi ce lo sogniamo di vincere nei confronti della criminalità organizzata. E qui mi fermo, Alessandro, vai. Vai per io volevo solo terminare con un annuncio tipo gli annunci quelli regionali. Direi cercasi persone che abbiano a cuore gli interessi del paese. Potete scriverci a costruiamo il presente @yahoo.it e se volete parlateci di voi, che noi cerchiamo una classe dirigente. Grazie.
Grazie a te, bene. Alessandro. Benissimo. Anche la chiusura, Marco. Siamo alla fine della trasmissione, grande Società Libera, ricordiamo il sito internet www.societalibera.org, fucina di idee, di iniziative, c'è semplicemente da seguire, da iscriversi alla newsletter di questa interessante organizzazione che apre e conduce questo spazio su liberi.tv, giusto appunto, spazio Società Libera. Se non sbaglio, Vincenzo, allora, spazio Società Libera marinerà fra 2 settimane, nel senso che sì, non verrà trasmessa fra 2 settimane, ma slitterà di 1 settimana, per cui l'appuntamento è fra 3 settimane, giusto? E andremo al 22, sì, se ricordo benissimo. Bene. A venerdì 22. Poi comunicheremo l'orario in seguito. Comunicheremo l'orario, comunicheremo i temi, gli ospiti, senz'altro. E saremo il 22 ad 1 settimana esatta da questo importante convegno. Bene, allora, io vi ringrazio per la partecipazione. Grazie Vincenzo, grazie Alessandro. E grazie, darei grazie. La linea, grazie a te, e darei la linea alla regia. Trasmettiamo un paio di spot e ritroverete di nuovo il mio faccione, perché con Alfredo Pauciulo adesso è spazio di economia e mercati. Arrivederci. Ciao.